Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo con il censimento del 2020 dell'Istat che certifica il calo demografico che ha subito una accelerazione. In Abruzzo circa 13.000 abitanti in meno, si alza anche l'età media, ma la nostra regione è la seconda per percentuale di laureati. Il servizio di Giuseppe Dintino. Siamo sempre di meno e sempre più anziani. La fotografia scattata dall'Istat nel censimento 2020 mostra un'accelerazione del calo demografico in Abruzzo e in generale in Italia. Nell'anno della pandemia l'Abruzzo ha perso 12.929 residenti, circa 4.000 in più rispetto a quanto previsto. È come se un comune della grandezza di Alba Adriatica fosse scomparso nel nulla. La flessione è anche a livello nazionale. La popolazione italiana è diminuita di 450.000 unità. Non si registrava un saldo così negativo tra nascite e decessi dal 1918. Nel 2020 il record minimo di nascite, 405.000, a fronte di un alto numero di decessi, ne sono stati 740.000. E questo anche perché il Covid ha determinato una cristallizzazione della società, riducendo i cambi di residenza e i trasferimenti sia nazionali che internazionali. Eppure in Abruzzo il numero degli stranieri è aumentato di circa 1.000 unità, un dato questo in controtendenza a quello nazionale. Inoltre la popolazione è sempre più anziana. L'età media in Italia è passata da 45 a 45,4 anni. In Abruzzo per ogni bambino al di sotto dei 6 anni di età vi sono 5,7 over 65, mentre il rapporto nella media nazionale è di 5,1. Inoltre, secondo l'Istat, vi sono sempre più laureati, ma resta il divario territoriale. L'Abruzzo è la seconda regione in Italia, dietro al solo Lazio, per percentuale di laureati. Ha concluso il percorso di studi il 15,9% degli adulti abruzzesi. Resta comunque una fetta consistente di analfabeti e persone senza titolo di studio. A livello nazionale sono il 4,4%, percentuale che sale al 5,6% al sud e al 5,5 nelle isole. Nel rapporto Istat, infine, è citato anche un record tutto abruzzese, è quello di Montebello sul Sangro, in provincia di Chieti, che è il comune più rosa d'Italia. Qui per ogni 100 residenti di sesso femminile ve ne sono 63 di sesso maschile, il che significa che dei 92 abitanti di Montebello, 56 sono donne e 35 sono uomini. Adesso apriamo la pagina Covid, sono 89 i nuovi casi accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 1.929 tamponi molecolari. Il risultato dunque positivo il 4,6% dei campioni molecolari. Pressoché invariati i ricoveri che passano dai 135 di ieri ai 134 di oggi. Non si registrano decessi, il bilancio delle vittime così resta fermo a quota 2609. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 1 e 85 anni. Gli attualmente positivi sono 5664, 122 pazienti, meno 1 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica, 12, numero invariato, in terapia intensiva. Mentre gli altri 5.530 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. I guariti in più rispetto a ieri sono 187. Vediamo le variazioni provincia per provincia, più 2 casi in provincia dell'Aquila, più 2 anche in provincia di Chieti, più 15 in provincia di Pescara, più 69 in provincia di Teramo, più 1 per persone che risiedono fuori regione, mentre 145 numero invariato per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. La ASL di Teramo accelera sulla campagna vaccinale e apre 2 nuovi centri in Val Vibrata, a Villa Rosa e a Sant'Omero. Ad oggi quasi il 90% della popolazione di riferimento è stata vaccinata con la prima dose, l'83% con il secondo richiamo, e sono già 70.000 i teramani che hanno ricevuto la terza dose di vaccino anti-Covid. Tania Bonnici Castelli.
L'ASL di Teramo ha aperto altri due centri vaccinali in Val Vibrata, esattamente a Villa Rosa e a Sant'Omero, determinante la collaborazione dei medici di medicina generale e il supporto dei comuni. Salgono dunque a 7 i centri nel territorio provinciale teramano, necessari in questa seconda fase della campagna vaccinale contro il coronavirus. Il direttore generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, ribadisce che si tratta di una scelta strategica per venire incontro alle esigenze dei cittadini, evitando loro il più possibile di spostarsi e incentivando così le immunizzazioni. Il report dell'ASL Teramana stima in 241.000 le prime dosi somministrate finora, pari all'86,36% della popolazione di riferimento. Le seconde dosi sono state 225.000, pari all'83,24% del target. Inoltre circa 70.000 hanno già ricevuto la terza dose. Nel dettaglio, lo SPOC vaccinale a Villa Rosa di Martinsicuro sarà aperto nel distretto sanitario in via Mendola e sarà in funzione il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. È prevista la somministrazione di circa 250 vaccini al giorno. Il centro di Sant'Omero sarà invece aperto nella sala polifunzionale il mercoledì dalle 9 alle 13, il giovedì e venerdì tutta la giornata. L'accesso ai due centri è riservato esclusivamente ai cittadini prenotati sul portale Poste. Soddisfatti il sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, e il sindaco di Sant'Omero, Andrea Luzzi, che ringraziano il personale medico dell'ASL che si è reso disponibile per la somministrazione dei vaccini e tutti i volontari della Croce Verde che saranno presenti nelle strutture per il supporto logistico. L'auspicio è che tanti cittadini si rechino a vaccinarsi e che la campagna prosegua in maniera serrata, così da proteggere il maggior numero di persone possibili dal virus. Si è insediata nel pomeriggio all'Aquila la cabina di regia PNRR Abruzzo, che svolgerà una serie di compiti supportata dalla Task Force Tecnica Regionale. Il primo dei compiti è procedere con urgenza alla selezione dei 33 esperti che sono stati assegnati all'Abruzzo. Si è insediata all'Aquila la cabina di regia PNRR Abruzzo, composta dal presidente della giunta regionale Marco Marsiglio, dal presidente dell'UPI Angelo Caruso, dal presidente di ANCI Gianguido D'Alberto e dall'assessore al personale Guido Quintino Liris, che ne è anche coordinatore. La cabina di regia svolgerà una serie di compiti supportata dalla Task Force Tecnica Regionale, il primo dei quali è procedere con urgenza alla selezione dei 33 esperti che sono stati assegnati all'Abruzzo, per la copertura dei quali il Ministero della funzione pubblica ha selezionato 220 candidati. I profili chiesti dall'Abruzzo, in condivisione con ANCI e UPI, per smaltire gli arretrati negli uffici e consentire quindi la piena attuazione dei progetti PNRR, vanno dagli esperti gestionali ai geologi, dagli esperti in edilizia, rinnovabile e ambiente, agli esperti giuridico, digitale ed amministrativo. Soddisfazione è stata espressa dal presidente Marsiglio, per il quale in questa partita Regione Abruzzo ha corso con gran velocità per rispondere al meglio alle sfide che ci attendono. Dello stesso tenore quanto dichiarato da Liris, che ha rivendicato una perfetta sintonia con il Ministero della Funzione Pubblica ed il rispetto del cronoprogramma. I prossimi appuntamenti sono la contrattualizzazione degli esperti entro il 31 dicembre e, sempre entro la stessa data, la predisposizione di un piano di lavoro allo scopo di indirizzare fin da subito il contributo degli esperti alla conclusione delle pratiche inevase in diversi settori, tra i quali quello delle procedure ambientali e delle bonifiche. Oltre alla cabina di regia e alla Task Force Tecnica Regionale sono previste l'unità territoriale PNRR e l'unità regionale PNRR, entrambe con il compito di cogliere i risultati previsti dai target, alla cabina di regia il compito di monitorare l'avanzamento del lavoro degli esperti. Lo stop ai ricoveri in area medica all'ospedale di Pescara e la carenza di personale in pronto soccorso vedono la ferma critica del Partito Democratico, che parla di grandi responsabilità della giunta regionale. Paolo Renzetti. Quanto sta accadendo all'ospedale di Pescara, in particolare al pronto soccorso del Santo Spirito, è molto grave e dimostra gli errori della giunta Marsiglio. Così il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, Silvio Paolucci, che illustra la linea del Partito Democratico. Un fatto gravissimo, abbiamo denunciato insieme al collega Blasioli come Partito Democratico che si tratta di una vera e propria interruzione di pubblico servizio. Peraltro in un momento in cui lo stesso governo
governo regionale ha accampato, in qualche modo millantato, le innumerevoli risorse che sono state stanziate e spese per quanto riguarda il personale. Ben 50 milioni di euro di spesa per il personale, e quello che ci si racconta è che invece si scoppia, non ce se la fa, e che addirittura manca il personale per erogare il servizio minimo, quello addirittura dell'accettazione in qualche caso. Chiediamo un intervento immediato della Giunta regionale. Sulla carenza di personale nel nosocomio abruzzese, Paolucci parla di scelte errate nella programmazione sanitaria che penalizzano oggi i cittadini. È un fatto gravissimo la denuncia che manchi il personale, quando invece in questi tre anni, due anni e mezzo di Giunta Marsiglio, si sono spesi oltre 300 milioni di euro in più e soprattutto 50 solo per il personale, a cui vanno aggiunte anche le risorse umane assunte con i cosiddetti servizi, cioè con le agenzie interinali e le cooperative. È un fatto che non può accadere, ecco perché denunciamo da tempo che manca sia la programmazione e sia la gestione, la governance nella sanità abruzzese. Ora è ufficiale, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis si candida a presidente della provincia di Pescara. Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano, scende ufficialmente in campo per candidarsi a presidente della provincia di Pescara. Questa mattina l'esponente della Lega, nel corso di una conferenza stampa, ha illustrato i motivi che lo hanno spinto a candidarsi alla guida dell'ente e a succedere ad Antonio Zaffiri. Ho dato la mia disponibilità, sono stati poi partiti a convergere sulla mia persona, ovviamente per questo li ringrazio. Per quel che mi riguarda infonderò tutta l'esperienza acquisita in questi anni, e non solo, anche la mia passione per la politica e per il territorio, e l'amore per il territorio, che sono la leva che da anni muove la mia azione politica, appunto a Montesilvano, e in questo caso allargherei il raggio d'azione su tutta la provincia. De Martinis ha poi rassicurato i cittadini di Montesilvano spiegando che in caso di elezione l'impegno alla guida di quella che oggi è la quinta città d'Abruzzo sarà sempre lo stesso. Ho rassicurato i miei concittadini del fatto che, nonostante questo doppio ruolo, non abbandonerò assolutamente la mia città, una città alla quale tengo tanto, alla quale sono innamorato, sulla quale abbiamo iniziato un percorso che intendo assolutamente continuare, grazie a una squadra di governo comunque che mi supporta e sono certo saprà dare insieme a me quello che necessita ai cittadini e al territorio. Per lavori urgenti di riparazione della condotta principale dell'acquedotto del Verde in località Paludi di Castelfrentano, ovviamente siamo in provincia di Chieti, da oggi pomeriggio sospensione idrica in 21 comuni del comprensorio lancianese ed ortonese. Lo annuncia l'ente gestore idrico Sasi S.P.A. di Lanciano a seguito di un'importante rottura all'adduttrice principale. L'erogazione idrica dovrebbe tornare regolarmente domani, è stata sospesa alle 15.30 di oggi. I comuni coinvolti sono Ari, Arielli, Canosa Sannita, 5 frazioni di Casoli, Castelfrentano, Crecchio, Fossa Cesia, Frisa, Giuliano Teatino, Lanciano con numerosi quartieri centrali e 31 frazioni, Mozzagrogna, Ortona, Poggio Fiorito, Ripa Teatina, Rocca San Giovanni, Santa Maria in Baro, Sant'Eusanio del Sangro, San Vito Chietino, Tollo, Treglio e Vacri. Rimaniamo a Chieti, ma stavolta nel capoluogo, per gli auguri natalizi dei carabinieri, in occasione anche per un bilancio del 2021 che sta per concludersi. Selenia Secondi. L'arma dei carabinieri è sempre vicina ai cittadini e il Natale è tradizionalmente l'occasione per lo scambio degli auguri, accompagnati quest'anno dal calendario ricco di immagini suggestive che ricostruiscono alcuni momenti storici con i carabinieri protagonisti in prima fila. Gli auguri che precedono il Natale sono anche un momento in cui si tirano le somme di un anno di attività. I dati statistici in provincia di Chieti non indicano una situazione di criticità. È un anno particolare, anche questo caratterizzato purtroppo dal fenomeno pandemico, però mi preme anche sottolineare e con questo anche ringraziare tutti i miei collaboratori che giornalmente hanno fatto fino in fondo il loro dovere, supportando in ogni circostanza la popolazione.
Criminalità, dati che ci può aggiornare, com'è andata? Ma la provincia di Chieti non presenta assolutamente fenomeni di criticità. Mi appello come sempre alla popolazione per invito a segnalare o recandosi presso le stazioni nostre carabinieri, le 46 stazioni nostre presenti sul territorio, o nel caso di emergenza anche ricorrendo al numero unico di emergenza, il 112, sottolineando ed evidenziando quelli che loro reputano essere criticità, per garantire poi un immediato intervento da parte nostra. Presentata oggi a Pescara la proposta di legge regionale per il diritto allo studio, redatta dai Giovani Democratici d'Abruzzo. Antonelli, oggi presentate una proposta di legge che riguarda il diritto allo studio nella nostra regione. Di cosa si tratta? È un progetto di legge che noi abbiamo deciso di aggiornare a causa dei dati tristissimi della dispersione scolastica emersi soprattutto nell'ambito della pandemia. L'ultima legge regionale risale al 1978, una legge troppo vecchia che non è al passo con i tempi, al passo della società che cambia e la scuola che cambia con la società. Una legge che intende mirare all'obiettivo di coinvolgere tutti gli studenti, fare in modo che nessuno resti indietro, che tutti gli studenti siano al passo con i tempi e interventi legislativi che vadano in questa direzione per evitare che nessuno studente, nessuna studentessa rischi di dover abbandonare la scuola per problemi legati alla povertà, per problemi legati al divario digitale e per tantissime altre problematiche che abbiamo deciso di affrontare in questa proposta di legge. Adesso apriamo la pagina ampia di sport come ogni lunedì. Ovviamente partiamo dalla giornata di Serie C e dai gol di Diambo e Rauti che regalano il secondo successo consecutivo al Pescara. L'Adriatico Cornacchia supera 2-0 la Pistoiese e sale a quota 28 punti. L'aria del Natale sembra far bene al Pescara che, dopo aver battuto il Grosseto, supera anche la Pistoiese per 2-0, guadagnando altri 3 punti d'oro che permettono al Delfino di restare aggrappato al quinto posto. Vittoria meritata per gli abruzzesi, apparsi concreti e concentrati al cospetto dei toscani. Auteri conferma per 10-11 la squadra vittoriosa a Grosseto con l'unica variante di Drudi. Gli ospiti rispondono con il 3-5-2 in avanti, c'è l'ex chietivano Pinzauti, ex Teramo va in panchina. Nel freddo pomeriggio dell'Adriatico si gioca di fronte a poco meno di 2.500 spettatori, record negativo stagionale. Parte in maniera aggressiva la squadra di casa pur senza pungere dalle parti di Crespi. Al 18° si infortuna però Drudi per una botta al setto nasale dopo un contrasto con Vano. L'ex Cittadella resta fuori per diversi minuti prima di tornare in campo. La fisicità degli ospiti crea qualche problema al Delfino che attacca con Crespi però mai chiamato al lavoro. Pescara meno brillante rispetto alla gara di domenica scorsa con l'estremo toscano che però la fa grossa facendosi rubare al 27° il pallone da Ferrari che poi rimette al centro per Diambò che di potenza e di rabbia mette il pallone in rete per il vantaggio abruzzese. Fa festa il baby biancazzurro alla prima rete in stagione. L'1-0 locale costringe ora la Pistoiese a spingere con al 39° il palo che salva Sorrentino su incornata di Ricci. Passa qualche istante, gli arancioni trovano il pareggio con Gennari ma Villa annulla per azione fallosa di Vano su Sorrentino. L'ultima emozione di Marca Pescara negli ultimi istanti del primo tempo con Ferrari che in area fallisce incredibilmente il 2-0. Nella ripresa nel Delfino c'è ingrosso per Drudi con gli ospiti più propositivi. Il Pescara attacca alla ricerca del gol del raddoppio. Auteri però non è soddisfatto e al 22° effettua un triplo cambio con l'ingresso sul terreno di gioco di Chiarella, Rauti e Memusciai per Dursi, Diambo e Ferrari. Al 27° Rauti cade in area toscana dopo un contrasto di gioco con Villa che lascia però proseguire con ampi gesti. Al 34° lo stesso attaccante su assist di Pompetti di potenza in area mette la palla alle spalle di Crespi segnando il gol del 2-0. Festa grande in casa Pescara con la gara che si mette ora in discesa visto che poi Chiarella al 35° sfiora il tris. La Pistoiese non ci sta e al 38° con Gennari di testa va vicino al gol del 2-1 ma Sorrentino para a terra. Il finale di partita questa volta non regala sofferenze di sorta. Prima dei 5 minuti di recupero la festa biancazzurra per 3 punti che portano il Pescara a quota 28 a una settimana dalla gara di Imola.
E la sconfitta dell'Adriatico Cornacchia costa la panchina al tecnico della Pistoiese David Sassarini, con la società toscana che nel pomeriggio ha comunicato l'interruzione del rapporto con il responsabile tecnico della prima squadra e l'allenatore in seconda, David Alessi. Nelle prossime ore la Pistoiese ufficializzerà il nome del sostituto e del nuovo staff che prenderà appunto il posto di David Sassarini. È andata invece malissimo al Teramo, una vera e propria debacle. L'Ancona passeggia al Bonolis e vince 4-0 contro la squadra di Federico Guidi. Partita senza storia che tiene ancorato il Diavolo nella zona pericolosa di classifica. Agnia Cantagalli. Il Teramo non riesce proprio a spiccare il volo. Al Bonolis arriva un altro KO per 4-0, stavolta per mano dell'Ancona Matelica, che interrompe i sogni di continuità dei biancorossi dopo il successo di Pontedera. Senza Zsozmanovic, Piacentini va sulla fascia destra di difesa, con Pinto a completare la retroguardia, mentre a centrocampo Fiorani vince il ballottaggio con Viero. Negli ospiti è Sereni davanti a sedersi in panchina, con i teramani, Fagioli e Moretti subito in campo e con il senno del poi decisivi. Il Teramo impiega un po' per carburare, ma il decimo a Vella è provvidenziale nell'impedire a Bernardotto di trovare il vantaggio per i biancorossi di casa. Al 21esimo l'episodio che gira subito il match. Dreca è bravo ad anticipare Rolfini, meno bravo nello schiacciare il pallone di testa in area, probabilmente nel tentativo di darlo ad Agostino. Così facendo spinge però Moretti a tuffarsi sulla sfera e l'estremo biancorosso non può fare altro che tentare l'intervento, stendendo però l'attaccante. Dal dischetto poi è Rolfini a trasformare per il vantaggio ospite. L'1-0 fa giocare meglio l'Ancona Matelica. Al 25esimo Moretti si gira bene in area, ma trova solo il calcio d'angolo. Al 32esimo Gasperi chiama la parata centrale Agostino da calcio di punizione. Nei minuti successivi la formazione di Colavitto crea pericoli potenziali da calcio d'angolo, ma al 35esimo Malotti in ripartenza si divora il pareggio. L'esterno biancorosso apre infatti troppo il mancino e mette il pallone al lato. Prima di rientrare negli spogliatoi, Iannoni serve per la testa di Del Carro, che trova Agostino a negargli la rete. Sugli sviluppi Moretti non trova invece né compagni né porta. Guidi non rientra in campo nella ripresa perché è espulso per proteste a fine primo tempo. La frazione si apre con le proteste di Fagioli per un contatto in area con Soprano, ma il direttore di gara fa questa volta proseguire. Al 14esimo Di Renzo si infila in area e fa partire un tiro che Agostino allontana con i piedi. Il vice Cupi manda in campo Birligé al posto di Malotti, mossa che non cambierà quello che sarà però il finale del match. Al 24esimo, da un appoggio sbagliato di Rosso, Del Carro serve sulla corsa Moretti, che prima trova Agostino a neutralizzare il tiro e poi sulla ribattuta c'entra invece il raddoppio per l'Ancona Matelica. Il Teramo esce praticamente dal campo e l'occasione che di esterno avrà Rigoni prima della mezz'ora è solo tentativo estemporaneo. Al 31esimo Alex Fagioli chiude i conti, anche lui servito da Del Carro, a difesa del Diavolo ancora una volta sorpresa. Fagioli che troverà poi la doppietta nel recupero, di nuovo su assist del suo centrocampista. Si chiude così 4-0 per i dorici, con il Teramo che avrà domenica prossima l'impegno in trasferta contro la Reggiana, ultima gara del girone di andata. Mancherà Soprano, ammonito ed in diffida. In Serie D termina 1-1 lo scontro tutto abruzzese della giornata del girone F tra Pineto e Notaresco. Risultato maturato nella ripresa, ma che classifica alla mano serve a poco ad entrambe le formazioni. Pari e patta nell'atteso derby del Mariani Pavone, finisce 1-1 con botta e risposta nel corso del secondo tempo. Alla marcatura di Pampano ha replicato Bosco, sfida che nonostante le condizioni del campo appesantito dalle piogge ha offerto delle emozioni da una parte e dall'altra fino all'ultimo istante. Il tecnico di casa Marco Pomante, uno degli ex della sfida al pari del collega Epifani di Scibe e Speranza, almeno inizialmente lascia in panchina Minnozzi, Barlafante, Ciarcelluti e Minincleri, spazio ad un centrocampista in più, Francesco Esposito. Massimo Epifani, in virtù delle assenze, gli squalificati Massetti e Valente, gli infortunati Gassama e Scimia, ripropone il 3-5-2 visto mercoledì scorso opposto alla San Benedettese, con l'unica novità di Pampano affiancato a Maio in avanti. A rendere ancora più affascinante il sentito derby la designazione arbitrale, fischietto affidato infatti a Stefania Minicucci di Lanciano. La prima emozione arriva al nono sull'asse della Quercia Cardella, conclusione del numero 9 che viene deviata in angolo. La risposta del Notaresco giunge allo scoccare del 20esimo dopo un bel recupero di Lopez, Petruzzi e Maio a provarci dalla distanza, palla che si spegne sul fondo non di molto.
Poco prima della mezz'ora, doppia occasione per i biancazzurri di casa. 25esimo e imperioso il colpo di testa di Cardella sugli sviluppi di un calcio di punizione. Super intervento di Sciba che devia in angolo. Appena tre giri di lancette più tardi e Domizzi a concludere dalla distanza. Palla che si perde sul fondo di pochissimo. È pericolosa la risposta del Notaresco che arriva al termine di un'azione insistita al 32esimo. La rovesciata di Pesce diventa un assist per Frederick sul cui tiro cross non riesce la deviazione sotto porta di Maio. Ultima emozione di una prima frazione non spettacolare in cui il Pineto ha provato a fare la partita. Nessuna novità nello schieramento delle due formazioni dopo l'intervallo. Proteste pinetesi al terzo quando Pepe finisce a terra sugli sviluppi di una punizione. Fa proseguire con ampi gesti il fischietto frentano. Un giro di lancette più tardi, cross di Pezzotti che trova della quercia, Sciba è attento e blocca. Il numero 1 rosso-blu è ancora protagonista al nono quando va a chiudere in uscita bassa su Cardella, pronto a scoccare il tiro da ottima posizione. Nello spazio di 4 minuti poi botta e risposta tra le due formazioni. Al 14esimo il Notaresco sblocca il derby con un Eurogol di Pampano che dal limite fulmina Mercorelli. Per il numero 11 è il quarto centro in campionato, un ottimo prima di lasciare il posto a Vittorio Esposito che fa dunque il suo esordio in rosso-blu. Neanche il tempo di festeggiare che il Pineto trova il pari. Sugli sviluppi di un angolo infatti è imperioso lo stacco di Bosco che trova il suo primo gol stagionale in un'occasione così importante. In rapida successione Pomante mette dentro Barlafante e Minincleri e l'ex Giulianova al 27esimo ha una ghiottissima occasione ma si vede chiudere lo specchio ancora una volta da Sciba. Estremo difensore del Notaresco che al 33esimo è semplicemente sensazionale quando toglie dalla porta un tentativo ravvicinato di Minincleri. Minuto 36 e Maio questa volta a protestare per un possibile mano in aria di un difensore di casa. Anche in questo caso sorvola il direttore di gara abruzzese. Si susseguono i cambi, il Notaresco esordio stagionale per Magliulo e il rossoblù che proprio un attimo prima del triplice fischio hanno l'occasione buona con Maio. Mercorelli salva il Pineto e fissa l'1-1. Successo in rimonta e in trasferta per il Chieti. I neroverdi passano sul campo dell'Aurora Alto Casertano. 1-2 il servizio di Stefano Recanati. Il Chieti si conferma imbattibile in trasferta ed in rimonta espugna il Pasqualino Leonardi di Pietramelara. 2-1 il risultato finale per i neroverdi sull'Aurora Alto Casertano. Emergenza piena in difesa per Lucarelli che manda in campo dal primo minuto di Renzo. Assente anche Mele squalificato, a far girare la squadra c'è Mariani in attacco, prima da titolare per Orlando. Insieme a lui Fabrizi. Nel 4-3-3 dei padroni di casa trovano spazio Vita, Romeo e Maidana. Dirige l'incontro Filippo Ocret di Gradisca di Sonzo. Gara vivace già a partire dai primi minuti, anche per merito dei padroni di casa che fanno le prove del vantaggio già al secondo. Difesa del Chieti leggera che dà possibilità a Vita di esibirsi in una bella girata in aria con la sfera che fa la barba alla traversa. Il vantaggio arriva al sesto dagli sviluppi di azione d'angolo, sfera che resta tra i piedi di Romeo per il quale un gioco da ragazzi metterà alle spalle di Fusco. Terza rete in stagione per la formazione campana, prima per l'attaccante. Il Chieti, colpito a freddo, ha un sussulto dopo il decimo minuto con Siragusa, il più attivo dei suoi. L'esterno servito sulla sinistra rientra bene all'interno del rettangolo verde ma il suo destro è debole e centrale per impensierire Kuzmanovic. I teatini prendono le misure e biancorossi agguantano il pari dopo il quarto d'ora. Pallone in verticale che premia l'inserimento di Fabrizi che salta il portiere ma si vede ribattere sulla linea la conclusione. La sfera però arriva sui piedi di Siragusa che di piatto batte Kuzmanovic sotto la traversa. Prima rete in stagione per il giocatore arrivato dalla Ternana. Il Chieti continua a spingere, addirittura la mezz'ora potrebbe ribaltare la contesa. Di Mino sulla destra ha una marcia in più rispetto al suo marcatore ed arrivato in area serve all'indietro l'inserimento di Verna ma da pochi passi spara incredibilmente fuori. Si rammarica il numero 10 per l'occasione sprecata. L'arrivo di Maidana dal Nereto ha portato un pizzico di qualità nei campani che provano a mettere la freccia nuovamente al 37esimo proprio con l'argentino ma la punizione da 20 metri chiama Fusco alla respinta in corner. I campani hanno un'altra occasione per andare a riposo in vantaggio ma Vita, liberato da uno scambio corto, spara da pochi metri su Fusco in uscita. Nessun cambio ed inizio ripresa nei 2-11 e come nel primo tempo sono i campani a rendersi pericolosi dopo 20 secondi. Sfonda Balsamo sulla destra ma sul fronte opposto Dorta arriva in anticipo e non riesce a chiudere in rete. Occasione per i biancorossi anche al terzo ma a dire di no a Romeo e Fusco che mantiene così a galla i suoi. L'ago della bilancia sulla gara inizia a pendere dalla parte teatina quando Monteleone ferma una ripartenza ospite. Giallo per lui, il secondo e doccia anticipata. Chieti con l'uomo in più ne approfitta e ribalta immediatamente la gara dal quarto d'ora. Calcio d'angolo battuto profondo da
da Mariani sul secondo palo, arriva puntuale Consorte che, trattenuto in qualche modo, riesce a spingere il pallone in rete. Gioia per il classe 2002 al secondo gol consecutivo dopo quello realizzato al Tolentino. Nella girandola di sostituzioni la gara scivola via fino al 43esimo, quando sempre dagli sviluppi di un corner è il neo entrato Longobardo a trovare l'incornata, ma la sfera si perde sopra la traversa. Nei minuti di recupero preme ancora l'Aurora alla ricerca del pareggio e potrebbe approfittare quando Fusco calcola male i tempi dell'uscita. La sfera arriva a Maidana che non ci pensa due volte e gira verso la porta, ma è provvidenziale l'intervento di testa di Consorte. Al triplice fischio festa grande in casa neroverde che insieme ai propri tifosi giunti dall'Abruzzo festeggiano il quarto successo stagionale in trasferta e domenica testa al derby contro il Pineto. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Inoltre vi ricordo questa sera alle ore 21 l'appuntamento del lunedì con Replay di Enrico Rocchi con i suoi ospiti per analizzare il momento del Pescara, reduce da due successi consecutivi. Il TG6 invece torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata. Thank you.